Salve a tutti, siamo qui a fare questo tutorial su come collegare il DualShock 4 della PlayStation 4 alla PlayStation 5. In questo caso noi abbiamo la Slim, ma sarebbe uguale anche per la vecchia PlayStation. Ricordiamo soltanto che il DualShock 4 sarà compatibile soltanto con i giochi della PlayStation 4 quando si usano sulla PlayStation 5. Quindi non potrà essere usato con i giochi della PlayStation nativi per PlayStation 5. Per poter collegare il DualShock 4 alla PlayStation 5, bisogna per prima cosa resettarlo. Quindi lo capovolgiamo e in alto a destra del DualShock c'è un fogliolino piccolo. Muniamoci di stuzzicadente e premiamolo. C'è un pulsantino dentro. Infiliamolo, premiamolo per 5 secondi. 1, 2, 3. 4, 5. Possiamo lasciare, ecco che abbiamo resettato il nostro DualShock 4 pronto per essere collegato con la nuova console, la PlayStation 5. Nel dettaglio, muniamoci del cavo originale della PlayStation 4 che usiamo solitamente per caricare il DualShock 4 con la PlayStation e di un adattatore USB 2 USB-C. Perché? Perché sulla PlayStation 4 abbiamo chiaramente l'USB 2, mentre sulla PlayStation 5 abbiamo l'USB-C. Allora, per poter collegare il nostro DualShock 4 alla PlayStation 5, quindi abbiamo bisogno di un adattatore che trasformerà l'USB 2 in USB-C. Adesso colleghiamo con l'adattatore alla PlayStation 5 il cavo del DualShock 4. Prendiamo il nostro DualShock 4, chiaramente voi sapete benissimo chi ha avuto la PlayStation 4, che è il modo in cui si mette sotto carica. Quindi noi abbiamo collegato, vedete già si accende, quindi è come se stesse sotto carica in questo momento. Una volta collegato il nostro DualShock 4 alla PlayStation con il cavo, non ci resta che andare nelle impostazioni della PlayStation. Accessori. Accessori Bluetooth. Ecco che già la PlayStation riconosce il nostro controller wireless DualShock 4. Premendoci con il tasto del joypad della PlayStation 5, vedremo che non ci darà la possibilità subito di connetterci e ci sarà solo l'opzione Elimina. Per connettere il nostro DualShock 4 alla PlayStation 5 dovremo fare un'operazione molto semplice. Non dovremmo fare che altro che premere il tasto Share e il tasto PS contemporaneamente. Quindi tasto Share, tasto PS, contemporaneamente li premiamo ed ecco che la PlayStation 5 ha riconosciuto il nostro joypad. Entriamo poi successivamente in uno dei nostri account e quindi siamo entrati e quindi abbiamo il controllo totale della PlayStation 5 anche con il nostro nuovo joypad. Allora, ecco, visto che siamo collegati ormai, adesso possiamo anche staccare il nostro cavo. Una volta staccato il nostro cavo, potrete vedere che io praticamente posso selezionare qualsiasi cosa con il nostro joypad della PlayStation 4 sulla PlayStation, usarlo sulla PlayStation 5.